Bentornati ragazzi con un nuovo episodio su Dark Souls Remastered. Siamo allo Izalith, quantomeno stiamo per varcare la soglia di Lost Izalith. Allora, ci manca l'ultimo Lord. Si fa per dire, comunque, ne parleremo poi dopo aver ottenuto la sua anima. No, sto sbagliando. Sto dimenticando una cosa, devo tornare umano. Necessariamente devo tornare umano e alimentiamo il falò. Allora, prima facciamo ripare equipaggiamento. Cioè, vedete quanto si danneggia l'equipaggiamento? Quindi, allora, torno umano. Qua avremo l'ultima invasione di Kirk. Ravviva la fiamma. Magari ci portiamo 10 fiaschette. Non si sa mai. E qua si entra attraverso queste radici allo Izalith. Praticamente il cuore della città. E quel tunnel che vedete, questa galleria, ci ricollega alla via dei servitori del caos. Per chi fosse nel patto di livello con il rango più alto, può accedere attraverso quella via. Qua cercherò di non fare avanti e indietro con il falò, perché più ne uccidiamo più la strada sarà sgombra e quindi avrò meno problemi. Siete molto più resistenti dei vostri predecessori, ma me ne sbatto. L'ho risciotto con l'attacco pesante. Uillala. Alla spada, che la katana è un'arma abbastanza fragile. Grande anima di corriero coraggioso. Abbiamo un bel po' di anime comunque conservate. E poi quei schifi lì in alto, quegli schifi, non so come la guida li chiami. Però sembrano dei divoratori del caos. Questi infliggono danneggiano gravemente l'equipaggiamento con il loro acido e possono fare una presa che te mangiano praticamente. Qui abbiamo l'ultime figlie dell'ultima figlia del caos che indossa il set, che è morta praticamente, non gli ho dato il tempo di castare le sue. E là c'è pure Kirk. Forza. Ah, vero, tu danneggi con le tue spine. Ok, sei morto per l'ultima volta, non comparirei più. Non comparirei più. Cavaliere delle spine, unità ottenuta. Mm-hmm.
Queste, le magie ce le conserviamo. Attenzione a queste schifezze. No, 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 assolutamente no. Qua andiamo a recuperare gli oggetti che abbiamo lasciato indietro. Ce n'era uno qua dietro, mi sembra di averne visto. Anima di un eroe, che queste non si lasciano sfuggire perché sono molto rare. E qua, piano. Ok, l'anello dorato del sacrificio, perché questo ci mi ritornerà utile. Allora, si va avanti di qui, se non erro. Bello che farvi vedere fa. Farò degli episodi un pochettino più corti, diciamo pochettino, rientrano sempre nella mezz'ora, però non voglio sforare i 50 minuti, mica perché altrimenti. Oh, perché in tutto questo, ragazzi, cioè io sto parlando, ci stiamo avvicinando alla fine del gioco, però ancora abbiamo Artorias of the Abyss da fare. Ah, quindi l'episodio di backtracking ancora dovrà aspettare. Ulla! Andiamo verso il passaggio. Continuando nell'esplorazione, a tutti verrebbe voglia di entrare qui dentro. Non c'è niente, andiamo, bla 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 bla. Invece, diciamo, meglio mantenersi sulla sinistra e sprofondare in mezzo a quei cosi. Chi c'è lì? Chi c'è là? Il poverino Sigmire. È rimasto intrappolato qui. Quindi qua praticamente la quest può prendere diverse diverse strade. Può fallire facilmente, non so come andrà a finire a me. Perché praticamente qua lui ci dirà di combattere quei cosi lì sotto. Però questa la guida lo dice, se praticamente se lui finisce lo scontro con meno di metà HP, meno di metà HP praticamente si demoralizza, talmente si demoralizza che poi si ucciderà o morirà per i fatti suoi, quindi la questa andrà a puttane. O morirà nello scontro, perché magari verrà proprio assalito, o se noi praticamente prima di parlarci li uccidiamo tutti senza che praticamente lo coinvolgiamo nella battaglia, si demoralizzerà lo stesso e quindi la quest fallirà. Se invece riusciamo a farlo combattere almeno con uno di loro, la quest dovrebbe andare avanti. Quindi noi ci mettiamo l'anello di ferro arrugginito, tra questi ci mettiamo anche il muschio purpureo perché sotto è avvelenato, ma come mai? E prima di parlarci, mentre lui stesso dorme, cerchiamo di ucciderne. Qualcuno.
ne lasciamo uno solo in vita. Magari questi qua li feriamo, sperando che arrivino le... Dovrebbe arrivare. Forse non si vede la barra degli HP. Esatto. Ok. Dovrebbe il poveraccio farcela. Io comunque poi baffo l'arma per sicurezza, non si può mai sapere. Allora, vediamo come andrà. Poi lo scopriremo se la quest è andata avanti. Oh, oh! Excuse me, I was so absorbed in thought I just drifted away. Must be the warmth. Well, what's on your mind? No. Don't tell me. Those monsters making life difficult for you? You need not be ashamed. We're all in the same boat, you know. I really have bel debito nei tuoi confronti, quindi si vuole sdebitare, quindi lui scenderà a combattere. Comunque io baffo l'arma prima, si può mai sapere. Un'ottima idea, davvero. Io caricherò quei demoni orrendi e tu te la svingherai nella confusione. Ti prego, devo molto per questo. Per l'onore dei cavalieri, permettiti di aiutarmi. Ora vado, non esitare. Ok, ce ne dovrebbe essere un altro nascosto qua perché devono morire tutti. Ok. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse sì, ce l'abbiamo fatto. Sono esausto. Vediamo com'è andata. Perfetto, poi scopriremo se è andata a buon fine la cosa. Pezzo di zanite. Comunque è un terreno abbastanza bastardo, non si sa che è avvelenato qui. Finite verde grande, ora qua c'è una lastra di titanite rossa da recuperare. E come tizzoni siamo giunti a un buon punto, dovremmo averli tutti, però non riuscirò a ottenere tutte le armi potenziate al massimo con i vari tizzoni. Quindi controlliamo qui intorno, dovrebbe essere qui vicino. Eccolo là. Ho trovato subito. Non sei un mimic, vero? No. Lastra di titanite rossa, quindi possiamo fare sia o un'arma del caos o un'arma del fuoco potenziata a più 10. Qua ci saranno altre ricompense comunque da ottenere. Sigmire comunque è al sicuro, perché la quest sta procedendo, quindi qua possiamo. Allora, andare di qui, che prima di andare al falò voglio completare la seconda parte, risalire nuovamente su. Forse di qua si risale verso la superficie, vediamo. Forse di qui. No, vediamo di qui. Sì, forse di qua si risale in cima. Esattamente da qui, però prima voglio recuperare quell'oggetto. Ah, cavolo vuoi tu? Come lo recupero questo? Dall'altra parte si recupera.
Quindi da qui. Speriamo che la caduta non mi uccida. Allora, di qui. Tanto poi utilizzo qualcosa per curarmi dal veleno, non temete. Che di qua dovrebbe essere il passaggio. Ok, ci possiamo curare dal veleno. Rossa, titanite rossa. E ora devo devo tornare in cima. Come ci devo ritornare in cima? Non mi ricordo la strada. Di qua. Può essere, perché mi ha fatto un enorme salto. Qua la strada è questa, l'unica, quindi il ramo è questo. Non cadere, perfetto. Ok, voilà. Ora attenzione, qua abbiamo un demone della titanite da ammazzare. Dobbiamo ammazzare, perché questa è infame. È infame, infame. Beccati questo. No, è sprecata, ma come siamo a questa distanza? Pensavo di poterlo uccidere, praticamente non gli ho tolto niente. Wow. Forse oltre di questo punto non può andare. Ok. Dai, lancia, lancia di nuovo. Muori. Tardo. Dammi due belle titanite del demone. Oh, qua ci attende una brutta sorpresa. Allora, questo ci mettiamo però. Anello del lupo. Però per essere midroll e midroll. Mi metto la mia armatura, no? Ho sciupato tutto. Aspetta, aspetta, lì c'è una lucertolina. Aspetta, vediamo se riesco a fotterla, quantomeno. Silenzio comunque è una magia utilissima.
certoline non ti sentiranno. Lì c'è Soler, guardatelo. Vediamo se riesco a farvelo vedere con il binocolo. E ha qualcosa in testa. Ha trovato il suo sole. Ma sarà ostile. Ascoltiamolo, vediamo che cosa dice. Se è stato infettato da queste larve. L'ho trovato, l'ho trovato. Il mio sole. Io sono il sole. Ce l'ha fatta. I did. Povero Soler. È finita. Mi dispiace. It's dark. Umanità. Tutto il set di Soler. La spada leggera del sole, lo scudo, il talismano e l'armatura. Scusate se mi sono ripetuto. Tutta per colpa di queste larve che l'hanno reso... Questa con gli occhi rossi. Larva del sole. Nelle rovine del demone abbiamo questo shortcut, no? È l'unico demone della titanite farmabile che comparirà insieme a quella della fortezza di Sen, se non erro. Comunque, ho un altro medaglione del sole, forse mi ha dato. Ma oh, che carino. Comunque, poco importa, arrivato a questo punto, perché dobbiamo andare oltre la nebbia. Abbiamo visto tutto qui allo Stizalit, quindi posso tornare al mio falò. Quindi però quale conviene? Poi il demone della titanite, ho paura che mi uccida, preferisco fare il giro un pochettino più lungo. Quindi vabbè, questa la lasciamo perdere. Quindi tornare all'ultimo falò dove ti sei riposato, yes. E torniamo di preciso al santuario del legame del fuoco. E qui c'è Sieglind, la figlia. Well, hello again. I have finally located my father. All of your help was invaluable to us. Thank you so much. I was finally able to pass on my mother's last words. My father, he went on. È partito per la sua avventura finale. Don't worry. Non molto bene, è piuttosto rassicurante davvero. Se diventare un essere vuoto dovrò soltanto ucciderlo di nuovo. È una bella questa. E la sua avventura finale lo porterà al lago di Cenere. Quindi dobbiamo andare al drago di pietra e correre. Al di là di questa collina dovremmo scorgere un piccolo particolare. Eccolo lì. Qualcuno è a terra. Giace morto. È Sieglind che ha ucciso Siegmeier. La quest è andata come doveva andare.
my father. Old Hollow Man. His things indeed. He will cause no more trouble. It's finally over. I will return to Petrina. You assisted us most greatly. I can hardly return the favor, but please accept it. It's of no use to me now. Grazie. Un piccolo pensiero. È una lacrima sulla lastra. Che poetico. Dear father. È andata così. Doveva andare così. A meno che sono riuscito a farvi vedere la quest di Siegmeier completa e quella di Logan. Però c'è qualche altra cosa che devo mostrarvi prima di entrare nella nebbia del caos. Abbiamo ucciso Kirk per la terza volta. Troveremo qualche cosa, una piccola sorpresa vicino al falò della figlia del caos. E di preciso lì dietro. Sapremo qualcosa in più su Kirk il Cavaliere di Spine. L'armatura del Cavaliere delle Spine. È un'armatura molto più pesante della nostra. Armatura di Kirk, Cavaliere delle Spine, noto membro degli Spettri Oscuri. Sulla sua superficie cresce una fitta rete di spine, un oggetto adeguato per il sanguinario Kirk, poiché il solo fatto di indossarle e di muoversi può danneggiare i nemici. Volevo mettere questo, volevo guardare semplicemente, non dice altro, pensavo che, pensavo qualcosa in più, no, vabbè. Ok, e ora che devo fare? Ah, sì, devo scendere giù. Dobbiamo parlare un attimo. Possiamo parlare durante la boss fight? Possiamo parlare tranquillamente. Ora. Che silenzio. Che silenzio. Eccola lì, guardatela. Quella è la culla del caos. Ovvero, per la precisione, quello che si è venuto a creare dopo l'incidente della strega Aesalith e le sue figlie. Praticamente le sue figlie poi sono state inglobate nella culla insieme ad essa e quindi hanno preso la forma di questa culla che è praticamente la fonte generatrice di tutta la razza demoniaca del caos. Sembra apparentemente innocua. Da quello che vedete all'estremità ci sono questi cordoni ombelicali, li chiamo io, queste fonti energetiche che devono essere distrutte per far sì che la culla esponga il suo punto debole. Questa è semplicemente un involucro, la culla del caos è nascosta, è un'entità molto debole che ha un solo HP, quindi figuratevi. Però è una boss fight molto, molto, non difficile, è molto stronza, perché si muore facilmente. Poi c'è un trucco, bisogna distruggere entrambi i nuclei, però se noi distruggiamo un nucleo possiamo uscire dalla partita, ce lo darà al di là della nebbia, rientrando avremo già il nucleo distrutto, quindi ci possiamo concentrare sull'altro, perché dobbiamo distruggere il nucleo, ma dobbiamo tornare indietro. Quindi... tanto penso che moriremo lo stesso, quindi avendo difese alte avremo ben poco
Ok. Quindi la cosa sembra molto semplice. Basta mantenersi a questa distanza e lei non ti colpisce. Tu ti glifi con il caos. I glifi del caos che avvolgono questi nuclei energetici e che libereranno parte della culla. Ogni arto è una figlia e ogni figlia personifica un arto del caos, quindi la tempesta e via dicendo. Ora le cose si fanno più difficili perché comincerà a crollare il pavimento e ci saranno anche gli altri tentacoli che romperanno le palle. Ce l'abbiamo. Ho detto una corbelleria. Guardati bene. Allora, ora dobbiamo andare dall'altra parte. Quindi piano piano, senza fretta. Vediamo dove il pavimento arriva. Ora, io mi sembra di aver visto l'ultima volta che affrontai la culla del caos che dietro uno di questi pilastri la manina non dovrebbe raggiungerci. Ok. Wow, che danni! Vediamo se ho ragione. Dai che ce l'ho quasi fatta. No! Dai. Bevi. Dottona, bevi. Ok. Ora devo riuscire a tornare indietro per l'ultima parte. Tanto mi sento al sicuro perché ho l'anello del sacrificio, quindi male che vada tengo strette le mie umanità. Ok. Io devo tornare indietro, questo è il problema. Però lei mi butterà di sotto. E ti dico qui. Bastardo! Ok. Vai. Perfetto. Ok. Vediamo. Deve crollare il pavimento. Perché la culla è là sotto. Devo andare lì. Forza. Dai, forse ce l'abbiamo fatta, forza. Sangue freddo. Forza. Attenzione che ora lei ci colpirà con le tempeste di fuoco ora. Se non raggiungiamo subito il nucleo. Eccoti qua, bastardo. Muori. Sì, dammi tutte le tue anime. Anima di Lord. Sì, 72.000 anime. Grandioso. Un'enorme vittoria. La culla del caos fatta a prima botta. Non siamo morti. Senza ricorrere a trucchetti vari. Grandioso. Ora, vediamo che cosa ci dice questa
quest'anima, culla del caos, madre dei demoni, e madre di tutti i demoni, quest'anima dell'ordine, la strega di Aizalith cercò di replicare la prima fiamma da un'anima, ma creò invece un essere distorto del caos e del fuoco. Il suo potere formò una culla di vita che divenne la fonte di tutti i demoni. Basta saziare il ricettacolo. Praticamente il resto è che questa culla che creò divorò lei e tutte le sue figlie. Infatti ogni artiglio, la tempesta, la scia di fuoco, sono le sue figlie. Il mostriciattolo era la culla, che questo è l'involucro, come vi ho appena detto. Mentre qualche altra descrizione ce la dà questo set anche. Cappuccio indossato dalla strega Quelana di Aizalith, fondatrice della piromanzia e figlia del caos. Una buona assistenza al fuoco e al veleno. Il cappuccio non dice nulla. Niente, non dice altro. Ok. Abbiamo tutte le anime. Possiamo andare verso la fase finale. E come se ci possiamo andare? 32 e 37. Sì. Ok. Quindi ragazzi, abbiamo tutte le anime. Possiamo saziare il ricettacolo, aprire la strada verso la fornace della prima fiamma e finire il gioco. Ma abbiamo ancora tutto il DLC da affrontare. Quindi ragazzi, nei prossimi episodi andiamo ad affrontare il DLC. Mentre nel penultimo episodio avremo il backtracking, come promesso, e poi l'episodio finale. Quindi per ora è tutto. Ci rivedremo alla prossima, quindi. Ciao ragazzi!